Telespettatori del canale 88 di Parmense.net. Con i più bei fuochi d'artificio della provincia si è conclusa la 34esima edizione della Fiera di Fornovo, caratterizzata dalla musica, dal gemellaggio con la cittadina europea di Siclos, nel segno di un'Europa dei popoli per le nuove generazioni. I servizi di oggi riguardano Fornovo, con l'inaugurazione nel giorno di mercato caldo della fiera dei nuovi parcheggi di Via di Arte, non solo, dove il sindaco Emanuele Grenchi, dopo 8 anni di mandato e a 2 del passaggio del testimone, ha voluto togliersi qualche sassolino di troppo. Sempre a Fornovo, l'intervista all'artista Paolo Pelosi con la mostra Alpina, realizzata in collaborazione con il gruppo Alpini Locale. Andremo a Vassi con la vendita di deliziose torte a favore dei Gres, a Colletto con il corso di operatori del 118, a Valmozzola per parlare dei rifiuti e in Valtaro per un giorno da vigili. Partiamo con i sassolini di Via Diaz. Martedì 1 agosto, nel giorno del mercato caldo della Fiera di Fornovo, è stata inaugurata la riqualificazione di Via Diaz, la strada che da Piazza del Mercato percorre la scogliera lungo il fiume Taro fino alla statale. Sono particolarmente emozionata perché credo che questa sia l'opera più attesa, ma anche l'opera nei confronti della quale l'amministrazione stessa aveva le maggiori aspettative, perché è uno di quei progetti che la gente ci ha chiesto da sempre. Un intervento atteso dai fornovesi, con attenzione al suolo urbano, alla manutenzione. Consumo di suolo. Non credo che il consumo di suolo, che è un concetto non inventato da questa amministrazione, ma un concetto normato a livello nazionale, è l'aumento della cementificazione del suolo agricolo. Questo era un suolo in un contesto urbano, utilizzato in modo selvaggio, con un degrado che era sotto gli occhi di tutti. E non sono mancate le frecciate alle critiche di vecchio stampo, ritenute non costruttive. Sono state dette tante cose anche negli ultimi periodi di questo spazio che da anni, ripeto, da tantissimi anni, molto prima dell'arrivo di questa amministrazione, erano stati abbandonati con progetti probabilmente dimenticati nel cassetto che vedevano una realizzazione diversa rispetto a quella attuale, ma perché erano nati momenti diversi in cui forse le amministrazioni avevano le risorse per fare le manutenzioni. Oltre al sindaco Emanuele Agrenti sono intervenuti gli assessori Alice Venturini, Consuelo Maini, Don Mario Mazza per la benedizione. I fornovesi hanno atteso per oltre 50 anni questo intervento, che finalmente è stato realizzato e direi con risultati soddisfacenti, senza utilizzo di ulteriore suolo, ma solo ed esclusivamente con la riqualificazione delle aree che già da tempo erano utilizzate come parcheggi. Gli sforzi e le risorse si sono volutamente concentrati per individuare soluzioni idonee alle esigenze attuali e future del Paese. Mi riferisco in particolare all'impiego dei materiali innovativi, durevoli, per i quali la necessità di manutenzione è ridotta al minimo. Le scelte del passato sono state ottime consigliere, in quanto ci hanno fatto capire ciò che assolutamente non volevamo realizzare. Il nostro territorio è infatti disseminato di strade, piazze e marciapiedi che versano in situazioni critiche, frutto di scelte del passato che ora ci troviamo a dover recuperare con grandi difficoltà economiche. I materiali allora utilizzati erano certamente più comuni rispetto a quelli da noi impiegati, ma le prestazioni degli stessi alquanto discutibili. Presente un folto pubblico e chi ha contribuito alla sua realizzazione. Da Vassi, vendita di torte fatte dalle residue del paese per sostenere il Gres parrocchiale. Prima di mandare in onda il servizio di Flavio Nespi, vogliamo parlare un attimo della situazione che si è venuta a creare in paese dopo il grave impedimento di salute accaduto al sindaco Luigi Ramini.
A tal proposito diamo lettura di un comunicato firmato Filippo Antoniazzi, Giorgio Bertorelli, Luca Marcellini. Amministrare piccoli comuni montani diventa sempre più impegnativo e problematico, sia per le ragioni economico-finanziarie che per la disponibilità di valide persone ad impegnarsi alla gestione del bene comune. Anche per tali considerazioni, visto pure l'emergenza avvenutasi improvvisamente a creare a seguito del grave impedimento di salute che ha colpito il sindaco, pur nella distinzione dei ruoli garantiamo a livello consiliare una fattiva e costruttiva collaborazione. Nel contempo, per il bene dei nostri amministrati, in vista delle prossime elezioni comunali, intendiamo verificare le condizioni affinché si creino i presupposti per la formazione di una lista unitaria che superi le contrapposizioni che ci hanno distinto in passato. A tal fine si propone che i due gruppi consigliari promuovano incontri bilaterali per verificare se esista la possibilità di sviluppare positivamente tale tematica. Siamo qui nel sagrato della chiesa di Varsi e alle ragazze qui presenti che vendono delle bellissime e si presume succulente torte, chiediamo il motivo di questa vendita. Abbiamo venduto queste torte appunto perché vogliamo raccogliere fondi per il Grest e l'oratorio di Varsi. Queste torte sono state fatte dalle mamme dei bambini appunto che partecipano al Grest, così che appunto i bambini possano continuare a divertirsi anche d'estate, stare insieme, anche se è un paese piccolo appunto, e basta. Quindi abbiamo deciso di fare questa vendita di torte. L'iniziativa è nata perché mancavano i finanziamenti e da parte appunto delle compagnie che gli anni scorsi davano supporto al Grest. L'unico che ha dato appunto finanziamenti è stato il comune, quindi abbiamo deciso anche in collaborazione con il comune di intraprendere questa iniziativa. Collecchio, lezioni agli studenti per affrontare e essere sempre pronti con le emergenze del 118. Essere autonomi significa sapersela cavare anche di fronte ad una situazione di emergenza, per esempio quando una persona si sente male ed è necessario chiamare i soccorsi in modo rapido ed efficace. E così nel pomeriggio di sabato 29 luglio l'assessore alle politiche sociali del Comune di Collecchio, Marco Boselli, ha smesso i panni di amministratore pubblico per indossare quelli del suo lavoro quotidiano di coordinatore della centrale 118 e del soccorso per le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, per tenere una piccola lezione su come attivare il servizio di emergenza sanitaria ai ragazzi che frequentano la scuola di autonomia di Pedemontana Sociale. Boselli ha spiegato agli alunni di scuola di autonomia come valutare la condizioni di salute attraverso lo stato di coscienza, la respirazione e l'attività cardiocircolatoria. Chiamare il 118 rapidamente e fornire maggiori informazioni possibili sul luogo in cui occorrono i soccorsi e le condizioni di salute di chi sta male è fondamentale, ha spiegato il coordinatore del 118, e nei casi più gravi può fare la differenza tra la vita e la morte. In modo semplice e colloquiale, i ragazzi hanno potuto apprendere a grandi linee il funzionamento del cuore e quali manovre occorre attuare di fronte ad un infarto, come la rianimazione cardiopulmonare e l'utilizzo del defibrillatore. Una prima infarinatura di un percorso che Scuola di Autonomia intende portare avanti insieme a Boselli con altre lezioni teorico-pratiche di primo intervento sanitario, che si svolgeranno sempre lì, in quell'appartamento di Via Grassi, dove si impara a cavarsela da soli, tra piccoli e grandi sfide. Dopo la pubblicità, l'artista fornovese Paolo Pelosi spiega come nascono le sue opere. Il 70% dell'occupazione è al femminile. L'80% dei responsabili di settore è under 35. Servizi educativi, pulizie, servizi ambientali,
progetti di assistenza, promozione turistica, progettazione europea. Consorzio Fantasia, un impegno condiviso per far crescere il territorio. La Pianura Padana è uno dei luoghi più inquinati d'Europa. Certo, non si può lasciare il lavoro, ma almeno nei momenti liberi o nei weekend, perché non andare a prendere una boccata d'aria pulita sul nostro Appennino? Da qui l'idea di questo programma, che vi vuole dare suggerimenti per trovare la vostra casa in Appennino. Un territorio meraviglioso, raggiungibile in poche decine di minuti, in cui trascorrere piacevoli momenti per godere del verde, della fresca tranquillità e dell'aria pulita, ma anche un investimento per i momenti difficili. Questo vuol dire avere una casa in Appennino, ma è soprattutto anche un modo per far vedere quanto sia bello l'Appennino a due passi da noi, una risorsa da valorizzare, di cui pochi conoscono la bellezza e di tanti pregi. Cerco Casa in Appennino lo trovate in coda al TG Parmense della domenica e sul sito www.cercocasainappennino.it. Se volete informazioni sul programma o sulle case, potete mandare un'email a info@cercocasainappennino.it oppure telefonare al 39 39 87 87 02. Siamo in Fiera Fornovo alla Mostra Alpina di Paolo Pelosi, che ci commenta le sue opere artistiche. Gli alpini mi chiedono sempre, quando fanno qualcosa, se porto le ultime cose in esposizione. Io lo faccio molto volentieri. Un lavoro tira l'altro. Prima si fa una bozza su un pezzo di legno, su un cartone, su qualsiasi cosa. E poi, se viene bene, si fa una sculturina o qualcosa che può diventare poi un monumento anche più grande, come questo qui, che dopo l'abbiamo portato là nella cantina come disegno, e sarebbe anche molto bello farlo anche come un monumento degli alpini in pietra, una scorza di pino. E c'è, rappresenta questo mulo che spinge l'alpino, che è una storia vera di un alpino che, semi-assiderato, è stato aiutato dal suo mulo a ritornare con gli amici. Questo qui sono io, che mi sono fatto bianco per il cappello, poi ce n'ho la bandiera, il verde sorridente, che non l'ho messo perché non è il caso, e il rosso sono abbastanza arrabbiato. Qui c'è la tromba che suona il silenzio, che è il rispetto per i nostri caduti. Allora, qui c'è lo scarpone con una cosa di rame, la penna di rame e le stelle alpine di rame. E questo qui ero io quando ero giovane, 50 anni fa, è un pezzo che l'ho fatto. Questo qui, sempre di conseguenza, c'è il mulo che riscalda in un momento di tregua nella guerra 15-18, la bandiera con l'alpino rappresenta questa figura sempre nella guerra 15-18, e questo è l'ultimo, fatto con una, ho trovato un pezzo di legno in taro e mi è venuto in mente di applicare questi due alpini che tribolano
a salire la montagna. Qui è una penna in rame messa su una pietra delle Cise, un aquilotto, un omaggio a Raccani che è morto proprio 100 anni fa. E questo è sempre un pezzo di legno vecchissimo. E basta farci qualche cosina, ci saltano fuori delle cose belle, secondo me. E il legno è naturale, è vecchio così, è già una scultura per se stesso. Mi piace fare qualsiasi cosa va bene, per passare il tempo in una maniera molto bella. Il prossimo lavoro lo sto già facendo, sono delle tele grosse e ho fatto coppi, l'ho già fatto, perché erano 100 anni del Giro d'Italia e 50 anni di Totò. Non ho avuto la fortuna di andare a scuola, però io ho sempre avuto passione, l'ho coltivata. Mi ritengo una persona normale che ha un bel hobby. Da Valmozzola un ultimo consiglio comunale prima delle ferie per affrontare non l'emergenza idrica ma l'evasione delle tasse sui rifiuti. L'ultimo consiglio comunale a Valmozzola ha visto, oltre alle variazioni di bilancio, l'approvazione del farraginoso DUP, la lotta all'evasione sulle tasse dei rifiuti, la possibilità di assumere una persona all'ufficio ragioneria e il rinvio a settembre, dopo la pausa estiva, dell'approvazione del regolamento statutario delle partecipate, quali Montagne 2000, per un'ulteriore modifica al decreto Madia che cambia nuovamente le carte in tavola. Statuto, che è l'adeguamento al decreto Madia per quanto riguarda le partecipate, ha subito un'ulteriore modifica a giugno. Pertanto noi abbiamo lavorato su quello precedente, di conseguenza adesso siamo costretti a rinviarlo alla prossima seduta, che sarà a settembre, per vedere cosa è cambiato appunto in questa variazione che è subentrata qui a giugno. Le variazioni di bilancio per IVA di circa 13.000 euro e l'incremento del fondo di dubbia esigibilità per altri 5.000 euro sono state compensate con altri capitoli di bilancio come la riduzione delle spese della protezione civile. La lotta all'evasione vede la Giunta impegnata a rincorrere da 6 anni a questa parte 15-20.000 euro annui per tasse non pagate sui rifiuti. Una cifra importante, ancor più se le persone che non pagano non sono quelle che faticano ad arrivare a fine mese, ma questi sanno quello che fanno, ritardano i pagamenti a ragion veduta e sperano di non pagare. La burocrazia non aiuta, dice il primo cittadino. Partiranno ben presto i solleciti di pagamento, poi, per quelli rimasti, l'affidamento per il recupero dei crediti. Qui l'emergenza idrica è sotto controllo grazie agli ultimi interventi fatti al bacino del lago. Oltre all'ordinanza di non sprecare acqua, sono stati emanati anche decreti contro chi abbandona rifiuti lungo i corsi d'acqua e un divieto di balneazione per evitare incidenti gravi nelle zone a rischio come i mulinelli di acqua. Non sono mancati a riguardo atti di ritorsione vandalici contro i cartelli dei divieti. Nonostante che in questo comune il costo dello smaltimento è rimasto invariato dallo scorso anno dopo un'importante diminuzione media dell'8-15%, le prospettive di un gestore unico provinciale tra breve, con un adeguamento alla differenziata spinta alla raccolta porta a porta e l'inevitabile lievitazione dei costi, ha spinto il primo cittadino e alcuni comuni limitrofi a chiedere all'assessore regionale Gazzolo deroga in materia. Questo vuol dire tradotto un aumento sicuramente di costi, sicuramente di servizi, perché io vedo oggi abbiamo all'incirca posizionato sul territorio un 160 cassonetti, se noi prendiamo gli standard minimi della gara con 20 cassonetti ogni utenza avremo non più di 40 cassonetti sul nostro territorio. Ecco, lascia immaginare che una frazione, prendo un esempio di Mariano, se oggi ha 15 cassonetti, 20 cassonetti, con questi standard minimi ne avrà uno, barra 2. Sempre in Valtaro, una giornata da vigili per i ragazzi delle scolaresche di Borgotaro, da esportare in altre realtà, imparare le regole da piccoli per rispettarle e farle rispettare da grandi. Imparare le regole di civile convivenza da piccoli per poi rispettarle da grandi è sicuramente la panacea per guarire i mali delle nostre società frenetiche e non sempre rispettose. L'iniziativa Vigili per un giorno della scuola primaria di Borgotaro e il Comando Municipale di Alta Valle con il progetto Educazione Stradale va in questa direzione.
Dopo la ricreazione delle 10, un gruppetto di ragazze della terza elementare accompagnati dai loro insegnanti sono uscite di classe per una giornata da protagonisti. Divisi in tre gruppi a seguito di Elena, Stefano e i ragazzi più terribili con il comandante Giovanni, si sono addentrati dentro la nuova isola pedonale e nelle vie più caotiche del paese, non solo per vedere in pratica quello appreso in classe, ma muniti di matita e taccuino hanno staccato con entusiasmo ben oltre 30 sanzioni alle auto principalmente in sosta vietata, anche nella fresca isola pedonale, mettendo in difficoltà gli autisti meno avveduti. Entusiasmo per i bimbi e soddisfazione per il comandante della Polizia Municipale, Giovanni Saviano. Sì, è un'iniziativa di educazione stradale, più in generale alla legalità, partita quest'anno nelle terze elementari delle scuole sia del capoluogo che di San Rocco. Il progetto si è sviluppato su due lezioni teoriche che abbiamo avuto in classe. In più c'è stata una prova pratica in un campo di educazione stradale a Reggio nell'Emilia e poi l'iniziativa di stamattina Vigili per un giorno. Che cosa consiste poi l'iniziativa di stamattina? È portare su strada i bimbi e far toccare con mano il non rispetto delle regole. Quindi nelle scuole si va quando sono piccoli, dove si insegnano delle regole elementari come che cos'è la strada, come si attraversa la strada, la bicicletta, come bisogna essere trasportati nelle auto con i genitori, quindi il seggiolone, la cintura di sicurezza. Quindi si diffonde la cultura del rispetto delle regole e non la paura di prendere una sanzione, cioè quindi la cosiddetta multa. No, io rispetto la regola perché devo rispettare la regola, la conosco e quindi la legalità. Nel giro di controllo di stamattina il bilancio è stato di 30 sanzioni elevate dai bimbi e infatti abbiamo visto l'entusiasmo e nel momento l'entusiasmo dei bimbi, non nostro, e nel momento in cui hanno sanzionato, tra virgolette, noi abbiamo spiegato ai piccoli perché dovevano sanzionare, quindi non so, un divieto di sosta, un mancato pagamento di un ticket, auto sul marciapiede, quindi c'è le infrazioni che noi della Polizia Municipale ogni giorno constatiamo e contestiamo. Infatti i nostri piccoli supporter, i nostri piccoli colleghi stamattina hanno sanzionato, hanno elevato anche due sanzioni nella zona pedonale, perché purtroppo anche la zona pedonale non è sempre, come dire, cioè non tutti rispettano le zone pedonali, ecco, le zone a traffico limitato. L'iniziativa da esportare in altre realtà prosegue. Che quest'anno come progetto pilota è partito da Borgotaro, ma l'anno prossimo estenderemo anche nelle altre scuole, e quindi Bedonia, Compiano, Tornolo ed Albareto. Quindi noi crediamo tantissimo che l'incontro con i nostri piccoli possa servire domani ad un maggiore rispetto della legalità, ma questo sia sul nostro territorio che nella vita di tutti i giorni. Domani è l'ultimo giorno da bollino rosso, poi lentamente avremo temperature meno africane con qualche sporadico rovescio sui rilievi nelle ore serali. Temperature, zona super rossa dai 23 ai 38 gradi a Collicchio Fornovo, Medesano, Varano, Solignano, dai 21 ai 35 a Varsi Pellegrino, dai 19 ai 34 a Valmozzole Terenzo, dai 17 ai 32 a Albareto Bedonia Compiano, Tornolo, Borgotaro e Bove. Zona fresca, ma non troppo, dai 16 ai 31 gradi solo a Verceto. Per oggi è tutto, a domenica alle ore 19.30, sempre con parmense.net, buon proseguimento di serata con il palinsesto di RTA.